Siamo al Teatro Brancaccio per la presentazione della nuova stagione, dove ritroveremo anche Vlad. Abbiamo qui due protagonisti, intanto presentatevi. Sono Cristian Ginepro. E io sono Marco Stabile. Eccoci, e che cosa, chi interpretate in Vlad? Allora, io sono l'antagonista, sono Abraham Van Helsing. E invece qui abbiamo Jonathan Harker, che è appunto questo giornalista che andrà ad incontrare Vlad per fare l'intervista del secolo. In realtà poi si ritroverà in un turbine di emozioni e sensazioni molto molto particolare, perché insomma Vlad avrà un trascorso con quella che è mia moglie, che è interpretata appunto da Arianna Bergamaschi nel ruolo di Mina. Che cosa possiamo dire di questa storia? È già andato in scena questo musical, però insomma, per chi non l'ha visto non spoileriamo troppo, ma che storia è? Cosa racconta questa storia di vampiri? Allora, innanzitutto sto per dire una cosa rivoluzionaria. Vlad Dracula è il vero dark family show. Nel senso che il family show è uno spettacolo, non è uno spettacolo per bambini, è uno spettacolo che prende tutte le generazioni a teatro. È la figata che abbiamo visto l'anno scorso, è appunto che il bambino di 7, 10, 12 anni vede uno spettacolo, no, con i vampiri così, invece gli adulti colgono il tema. E questa è la cosa importante, e quindi è uno spettacolo per tutti. Non vi spaventerete a dovere, ma affronteremo dei temi molto importanti, che sono: chi sono i nuovi vampiri, giusto? Di questa società. Abbiamo la domanda: chi sono i nuovi vampiri? Questa in realtà è una domanda che noi vogliamo lasciare in qualche maniera al pubblico, che abbiamo visto ha delle reazioni molto differenti. La cosa che ci piace molto è che ci si appassiona alla storia, anche al fatto che è un'opera che contiene stili musicali molto differenti, dal rap al pop, in cui insomma la melodia la fa da padrone, e soprattutto ci piace vedere che le persone si interrogano, fare uno spettacolo dove avere il privilegio di portare tanta bella gente dalla poltrona di casa alla poltrona del teatro e lasciarli tornare a casa senza averli un po' provocati, stimolati, no? Su quelli che sono i temi di oggi, è un autogol pazzesco. Cioè, capito? Noi sappiamo che lo spettatore teatrale è uno spettatore che sa usare il cervello, e quindi questa è una cosa molto importante per noi. Soprattutto è uno spettatore che si muove da casa. Senti, una cosa però te la devo chiedere. Dintino. Come? Avadotto numero uno, fantastico. Io aspetto tutti gli spettatori e le spettatrici, compresa Fiona di Rocco Schiavone. Non vi preoccupate, per gli amanti della serie non vi toglierò un rene. Ok? Chissà, la gente sa di cosa sto parlando. Ma è più difficile interagire con Rocco o con Vlad? Allora, sempre a Dintino. Sì, scusa Marco. Allora, è più difficile interagire con Marco Giallini, perché il nostro Giorgio Adamo, che è il protagonista dello spettacolo, è una persona che è molto molto rigorosa, no? E quindi quando lavoriamo insieme siamo molto rigorosi. Con Marco Giallini, per girare una scena brillante di un minuto e mezzo ci mettiamo 2 ore e 3 quarti, potrete immaginare perché. Ciao Spettacolomania, vi aspettiamo al Brancaccio aprile 2024. Vlad Dracula, saremo noi la vostra mania.